Benvenuti in questo nuovo video in cui mostro alcune applicazioni che potrebbero essere, diciamo, implementate anche nella didattica digitale mediante il software Blender. Nello scorso video abbiamo visto come creare un modello 3D di una città. Questa volta, sempre con un occhio alla geografia, vedremo come creare un modello 3D di un particolare territorio, quindi diciamo una vera e propria, un vero e proprio rilievo geografico. Ci troviamo sempre nella nostra solita interfaccia di Blender, cancelliamo il cubo di default e ci dirigiamo su GIS. Prima però mi permetto di attivarvi i pulsanti in modo tale da seguire quello che sto facendo. Qui andiamo su GIS, ripeto, Web Geodata e carichiamo una base map, va bene di Google, va bene immagine satellitare. Veniamo così a vedere una mappa del mondo. Zoomiamo, ci spostiamo nella direzione della mappa che vogliamo vedere. In particolare in questo caso voglio ad esempio vedere il Gargano. Arrivo a un livello di zoom adeguato e a questo punto digito E in modo tale da creare una file, un oggetto che riguarda, che mi permette di vedere solo l'immagine che ho davanti, quindi tagliando via tutte le restanti parti del globo. Bene, questo passo è stato compiuto. Il prossimo passo è ottenere praticamente le altezze, i rilievi. Quindi andrò su GIS di nuovo, Web Geodata e Get Elevation, cliccando qui. Ora non clicco perché altrimenti si potrebbe vedere la mia API key personale, sempre di Open Topography, però voi cliccate e vi appunto creerà del rilievo su questa immagine. Ecco qui che il rilievo, i dati di rilievo sono stati scaricati. Ora, come potete vedere dalle ombre, il rilievo in realtà è abbastanza scarno, anche se è proporzionato. È evidente però che un tale rilievo non ci è sufficiente. In particolare, vorremmo appunto vedere un maggior contrasto tra le aree pianeggianti e quelle collinari e montuose. È semplicissimo farlo, è sufficiente recarsi su questa iconcina a forma di chiave inglese e andare ad operare su strength, in genere un valore compreso fra il 7 e l'8 dà dei buoni risultati. Ecco che il Gargano inizia a spuntare fuori. Bene, fatto questo, vorremmo avere anche un po' più di geometria, no? Per poter, diciamo, operare. Come facciamo? Molto semplice. Andiamo in quella che abbiamo già visto nell'altro video, modalità Edit, e a questo punto, cliccando con A, selezioniamo il nostro oggetto, tasto destro, lo suddividiamo. Cioè creiamo più geometria al suo interno. Ogni livello di suddivisione divide per 4 la geometria. Quindi passerò da 4 a 16 a 32. 32 è più che sufficiente. Torniamo in Object Mode. Applichiamo questi modificatori cliccando su questo menu a tendina, Apply e Apply. E per adesso il nostro lavoro è concluso. Facciamo però alcune considerazioni. Se voi ad esempio digitate il tasto N sulla tastiera, comparirà o scomparirà, in questo caso l'ho fatto scomparire, ma se voi non è comparso con N, comparirà una serie di menu. Io ne ho diversi perché ho diversi plugin che utilizzo. Però qui abbiamo grosso modo dei dati che riguardano le dimensioni della nostra mesh, cioè del nostro oggetto geometrico, come pure la rotazione rispetto agli assi, la scala. Il programma, il plugin, gli scarica queste mappe in una dimensione praticamente scala 1 a 1. Come potete vedere, lungo l'asse X
che è quest'asse rosso, beh, abbiamo una lunghezza di 156 km. Bene, per modificarlo è sufficiente andare in scala, mettere una scala di, ad esempio, 0,01. Questo modifica solo l'asse X, ma se io volessi poi riportare la scala uniformemente con tutte le altre, con tutti gli altri assi, a quel punto è sufficiente copiare 0,010 su ogni asse. In realtà non è cambiato nulla, è semplicemente che abbiamo scalato. Altra cosa importante, ora questa scala, il programma comprende che l'oggetto è scalato a questa quantità, cioè è stato rimpicciolito parecchio. Se vogliamo rendere di nuovo uniforme la scala, cioè porla, o meglio uniforme, se vogliamo di nuovo, diciamo, azzerarla, cioè rendere l'oggetto uguale a 1, è sufficiente digitare Ctrl A. E a quel punto io applicherò tutte le trasformazioni. Non l'abbiamo ruotato, non l'abbiamo spostato, lo abbiamo solo scalato, però per essere sicuri clicchiamo su tutti, su All Transforms. Bene. Il prossimo step invece è quello di rendere questa geometria solida. Per adesso abbiamo soltanto, si può vedere da qui in Edit Mode, una serie molto densa, tutto nero perché è praticamente molto densa, di vertici. Però, e quindi è un piano deformato sostanzialmente. Noi vogliamo renderlo solido. Ora, per renderlo solido, schiaccio il tasto 1 sul mio numpad, vado in posizione frontale e se per caso perdete la forma, se per caso non vedete il vostro oggetto, potete cliccare sul tasto punto sulla vostra tastiera, sempre quello del tastierino numerico, e mi avvicino alla forma. Ora me la porto davanti e sostanzialmente cosa faccio? Vado in Edit Mode, seleziono tutto e estrudo cliccando E, Z e vado giù. Do uno spessore. Clicco invio, questa parte è nuovamente selezionata e clicco nell'ordine SZ0. Bene, torniamo in Object Mode. Come potete vedere, ho estruso sostanzialmente che cosa? Beh, ho estruso i punti, significa che ne ho create delle copie che si muovono lungo gli stessi segmenti, per poi alla fine, appunto, creare un solido. Bene, siamo quindi arrivati al punto di aver creato un oggetto solido. Ora però sarebbe opportuno migliorare un po' l'aspetto di questo oggetto solido. In particolare, come potete vedere, la texture sulle facce laterali della nostra cartina geografica sono sostanzialmente delle estensioni, è come se fossero state stirate dalla texture principale che è sulla faccia che punta verso nord, cioè verso in alto. Come fare? Allora, da questo punto di vista anche questo non è particolarmente difficile. Devo entrare sempre in Edit Mode. Andare qui in alto alla vostra sinistra e andare in Selezionare facce. In questo modo io non selezionerò i vertici o, diciamo, gli spigoli, i lati, ma le facce. Come potete vedere, qui ci sono tantissime piccole facce, che sono dei veri e propri poligoni quadrangolari. Vado in modalità X-ray perché voglio poter selezionare anche quelli dietro che io non vedo dalla mia prospettiva. Come vedete, qui si capisce bene cosa ho selezionato. In realtà ho solo le facce che compongono la grande faccia sottostante. Ritorno sul punto in visione 1 e qui vado a selezionare questa parte qui. E da questo punto di vista, fatto questo, posso digitare il tasto P, controllando magari prima che ho effettivamente selezionato tutte le facce che mi servono,
Sì, digito il tasto P e voglio separare tramite selezione. Bene, adesso ho due oggetti. Bene, ora abbiamo due oggetti separati, la, diciamo, mappa in rilievo e i contorni, le facce di contorno che la rendono solida. Perché ho fatto questo? Beh, innanzitutto direi che possiamo tornare in Object Mode. Possiamo disattivare la visione X-ray, cioè la trasparenza, e andare praticamente a guardare questo solido qui. Noi non vogliamo, il nostro problema iniziale era quello che noi non volevamo che questa texture si, diciamo, stirasse lungo queste nuove facce. Quindi dobbiamo andare a caricare su di lei, su di essa meglio, un materiale. Come lo facciamo? L'abbiamo già visto un accenno di materiali, è un argomento molto complesso, però diciamo un accenno di materiali per quello che noi serve nello scorso video. Qui andiamo a vedere che proprietà ha materiali ha questa parte qui, questo oggetto qui. Quando dico questo oggetto qui, intendo la scatola. Così possiamo disattivare o attivare gli oggetti. La scatola ha sostanzialmente la stessa texture della faccia di sopra, è estesa ed è data da questo materiale qui. Io non lo voglio cancellare da qui e voglio aggiungere un materiale molto più semplice, di natura piatta, adesso lo vedremo, che chiamerò semplicemente bordi. Lo facciamo di un giallino per richiamare un po' la sabbia. Rifaccio, voglio rivedere il mio Gargano, vado in Viewport Shading, ecco qui che abbiamo la nostra, il nostro, diciamo, modellino in 3D del Gargano. Un'ultimissima cosa per completare il nostro video. Ora questi due oggetti, la faccia sottostante e i bordi che rendono la faccia sottostante sostanzialmente un oggetto 3D chiuso, quindi eventualmente anche stampabile in 3D, non sono la stessa geometria. Dobbiamo, diciamo, operare un piccolo trucchetto. Dobbiamo dire a Blender: uniscimeli in un unico oggetto, concettualmente, ma uniscili anche materialmente come geometria, cioè unisci questi punti che sono qui duplicati in un unico solo. Per fare questo, il primo passo è selezionare entrambe queste due con Shift permette di selezionare più oggetti insieme, tenendo premuto e cliccando col tasto sinistro, e fare Ctrl J. E in questo modo ho un unico oggetto. Come vedete, adesso qui c'è un unico oggetto. Quello che ci manca ora è entrare in Edit Mode, dove effettivamente noi modifichiamo la geometria, selezioniamo tutto, clicchiamo M, che significa Merge, cioè incolla insieme. E lo si fa by distance, cioè i punti più vicini verranno a coincidere, anzi a identificarsi divenendo lo stesso punto. Abbiamo quindi una geometria adesso che è, diciamo, unica, solida, senza buchi, e qui abbiamo il nostro carino, diciamo, si può sempre migliorare, però abbiamo il nostro modello di una mappa geografica in 3D con texture proveniente dalle foto satellitari. E con questo è tutto, arrivederci al prossimo video.